Una nave mercantile di oltre 1600 anni è stata trovata da due sommozzatori dilettanti nelle acque di Cesarea. Il suo carico di epoca romana è il più importante mai scoperto in Israele negli ultimi 30 anni. Durante il tardo impero, l'imbarcazione probabilmente naufragò a causa di una tempesta, mentre si avvicinava al porto. È uno dei più grandi mercantili mai visti nell'ultimo decennio. Ci fornisce ulteriori dati sul porto di Cesarea, su come veniva servito all'inizio del IV secolo. Of Caesarea, how it was served in the early 4th century. This giving us... Ci offre nuovi dati sul sito, sul tipo di relitto. Parliamo di 120-200 tonnellate di nave con grandi ancore di ferro. È un elemento molto importante per la storia di Cesarea. Iron anchors, so this is very important information for the maritime of Caesarea. Fra i reperti rinvenuti migliaia di monete, un candeliere con le sembianze del dio Sole, una statuetta di bronzo raffigurante la dea Luna, in uno stato di conservazione sorprendente, visto che erano protetti dalla sabbia. Il carico riflette un periodo di stabilità economica e commerciale, secondo gli esperti. Negli ultimi anni sono state fatte numerose scoperte al largo di Cesarea. Lo scorso anno sono state trovate quasi 2.000 monete d'oro con iscrizioni in arabo, risalenti a circa 1.000 anni fa.